Quindi. Un po' di salsa, Sì. no, anche spaziale. Oh, facciamo dei salti, diciamo, dalla. Sì. Dalla, diciamo, archeologia degli architetti all'architettura degli archeologi. Così. No, mi fa veramente molto piacere presentare a, diciamo, ai colleghi, agli amici e ai giovani dottorandi un tema a cui tengo molto, che è questo del restauro architettonico nell'antico, e presentare anche un progetto di ricerca, questo del Ninfeo Monumentale di Tripoli Sabmeandrum in Turchia, a cui stiamo dedicando veramente tante energie e tante risorse. Inizio in maniera, diciamo, provocatoria, diciamo, nonostante, come sapete, la famosa frase di Viollet-le-Duc riguardo al restauro, né la cosa né il nome sono un'invenzione dell'Europa moderna, ma la pratica del restauro, la teoria del restauro, affondano le loro radici nell'antico. Certo, non esisteva una disciplina del restauro, diciamo, strutturata, diciamo, con un metodo come quella attuale, ma gli antichi hanno riflettuto sul restauro, sulle varie accezioni del restauro, sugli aspetti tecnologici, culturali, ideologici e anche sugli aspetti, diciamo, legislativi del restauro, che è una parte molto interessante. Diciamo, per vado avanti, no. Sì. Questa, l'interesse di questo tema era stato già individuato negli anni 50 da Cajano de Azevedo, non a caso un importante studioso, diciamo, del tardo antico, che per primo aveva raccolto le fonti letterarie, epigrafiche e i testi giuridici relativi al restauro nel mondo antico. Un patrimonio, diciamo, di informazioni che poi, come sapete, è stato variamente valorizzato, come nel famoso libro del Covaccaro. E bisogna dire che nell'ultimo decennio il tema delle origini del restauro è stato discusso soprattutto da architetti, bisogna dire, i quali si sono però concentrati ancora una volta proprio sulla componente, diciamo, letteraria, quindi sulle informazioni, i testi. Certo, importanti, fondamentali, ma siamo già negli anni 40 del Novecento, un famoso, celeberrimo, che conoscete, Diesmuth, grande studioso, diciamo, dell'architettura classica, aveva mostrato dove sta la ricchezza delle informazioni riguardo al restauro in antico, ovvero nella materia, nell'architettura stessa. Aveva mostrato come studiando i monumenti è possibile ricostruire la lunga biografia, diciamo, dei monumenti. E queste suggestioni erano state poi raccolte da Corres negli anni 90, che, diciamo, grazie alla sua conoscenza approfondita dei monumenti dell'Acropoli, aveva, diciamo, più enunciato, più che, diciamo, dimostrato una serie di cose importanti. Tipo diciamo, il significato della scelta dei materiali, il significato della mimesis nel restauro architettonico, il valore, diciamo, politico del restauro, quindi tutti temi, diciamo, fortemente centrali che sono poi ritornano anche nelle nostre discussioni. Io mi sono approcciato a questo tema, diciamo, un po' per caso, lavorando a Ieracolis di Frigia, una città, diciamo, stratificata che sorge in un comprensorio fortemente sismico e dove, diciamo, si è sviluppata una cultura del restauro. Ho iniziato con un approccio tipologico, come facciamo noi archeologi. L'anno scorso parlammo molto della tipologia. Sì. E subito però si era sviluppata la consapevolezza che ci vuole un approccio globale a questo tema. E non a caso, un volume recente che abbiamo curato su questo argomento, a questo volume hanno partecipato archeologi, architetti, epigrafisti, archeometri, storici dell'arte. Perché ovviamente non essendoci un Vitruvio, diciamo, del restauro in antico, è necessario affrontare il tema da tante prospettive.
e quali sono le prospettive. Anzitutto quello del restauro architettonico in antico è un tema in cui appunto le nostre due discipline, architettura e archeologia, si danno la mano e si sostengono, si supportano attraverso i loro metodi e i loro approcci. La Bauforschung, diciamo una ricostruzione filologica del monumento, come abbiamo visto ieri nello studio di Giorgio Rocco, l'archeologia, con il concetto di contesto, il concetto di stratigrafia, un approccio antropologico che guarda al gesto tecnico e ovviamente l'archeometria, quindi lo studio dei materiali. È un percorso di cui vediamo gli inizi, adesso quindi adesso direi che l'unica cosa da fare è concentrarsi sulla ricostruzione della biografia dei singoli monumenti, con un affondo sulla microstoria dei gesti tecnici che porta a galla il tema delle tecniche e dei saperi tecnici. E poi, diciamo, da qui si potranno fare discorsi più, diciamo, generali, relativi ai significati anche sociali, ai significati economici del restauro antico, fino ovviamente, diciamo, a una ricostruzione degli aspetti anche ideologici e culturali del restauro. Come, diciamo, sapete meglio di me, il mondo antico fonda la sua legittimità sul passato, non sul futuro, ma sul passato, e il restauro, essendo restituzione di forma e di funzioni, è strettamente legato al ripristino dell'ordine e quindi si carica di forti valenze, diciamo, ideologiche. E poi da qui si potrà procedere, ma non lo vedrò, non credo noi, diciamo, una storia, una geografia del restauro antico, cioè una ricostruzione attenta ai diversi paesaggi culturali, diciamo, nello spazio, quindi nelle diverse aree geografiche e nel tempo. No, all'interno, diciamo, di questo contesto si è sviluppato il progetto Ninfeo Monumentale, che è un progetto che il CNR conduce all'interno della missione archeologica di Tripolis ad Meandrum, missione dell'Università di Pamukkale, presso Denizli, diretta dall'amico e collega Badr Duman, che è professore di archeologia classica all'Università di Denizli, ed è una missione a cui partecipano, oltre al CNR, anche colleghi di Sapienza dell'Università di Chieti, anche i nostri dottorandi. Giacomo Casa è venuto tanti anni con me a Tripolis. Tripolis, per chi non la conosce, è un centro della Lidia meridionale, in un punto strategico alla confluenza tra il Lykos e il Meandro, che è, come sapete, la grande autostrada fluviale che collega l'altopiano anatolico poi alla costa egea. È un piccolo centro, diciamo, nella prima e media età imperiale, veramente un piccolo centro che ha però un boom edilizio in età tardo-antica, diciamo, dalla seconda metà del IV secolo, quando, diciamo, vengono completamente ridefinite il centro monumentale, con due grandi piazze circondate da portici intorno ai quali si sviluppano botteghe, taverne, giganteschi granai, perché è una città che controlla lo smercio delle risorse agricole dall'interno verso la costa egea, appunto. E quindi tutta una serie di piazze che vengono ristrutturate, ricreate. C'è un'attenzione interessantissima alle strade, le strade come luogo celebrativo, lungo le quali vengono collocate le statue dei vicari d'Asia e dei governatori della provincia di Lidia. Ed è sulla strada, la grande strada nord-sud, che viene costruito il Ninfeo Monumentale, che è un edificio di una trentina di metri, con una pianta, diciamo, a pi greco, come ce ne sono molte in Asia Minore, a partire dalla età Flavia. Cosa rende importante questo contesto? Abbiamo centinaia di ninfei in Asia, diciamo, non è questo l'importante. La cosa eccezionale è che questo monumento, ha avuto una vicenda edilizia travagliata, viene smontato e rimontato in età severiana, quindi all'inizio del III secolo avanti Cristo, e poi viene nuovamente smontato, cioè, crolla, diciamo, e viene ricostruito interamente nella prima metà del V secolo dopo Cristo.
1.000 blocchi dei tre ordini della facciata sono stati ritrovati all'interno della vasca e sulla strada antistante in giacitura, diciamo, primaria in gran parte, poi abbiamo centinaia e centinaia di frammenti. Quindi nel 2018 abbiamo iniziato questo studio veramente importante di questo patrimonio. Il metodo, rapidamente, ovviamente, scavo, ogni blocco viene mappato nella sua posizione per valorizzare questo giacimento di informazioni che è il crollo primario. Abbiamo scavato, quindi sono stati creati poi ortofoto e modelli 3D dei vari livelli del crollo, su cui sono stati mappati ovviamente i diversi blocchi per tipologia, per ordine. È in corso un lavoro faticosissimo ma divertentissimo, diciamo, sull'individuazione dei frammenti. In questo viaggio sia Giacomo Casa che Sara Bozza, collega al ISPC CNR, mi sostengono insieme a tutti i collaboratori ovviamente di Tripolis. Ognuno si vede dal punto suo, sì, effettivamente è vero. E per dire che nell'ultima campagna, diciamo, abbiamo ricostruito oltre 100 capitelli ionici è in corso ovviamente un importante lavoro di ricomposizione di questo. Vi prego di notare, è una cosa a cui tengo tantissimo, restituire casa anche alle schegge minute. Questo è importante, è un crollo primario, quindi lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. E quindi questo mi odiano ovviamente, perché insomma ogni anno io torno e gli aggiungo qualcosa, ma questo è bello. Ovviamente c'è la documentazione, il rilievo, la ricomposizione a terra delle traversioni. E qui tutto bene. Vediamo i problemi su cui vorremmo, forse è importante discutere. Questa è un'architettura di V secolo che non segue più le norme confortevoli, diciamo, dell'architettura imperiale. E questo ce ne siamo accorti valorizzando proprio il dato contestuale. Qui vedete il crollo delle edicole del terzo ordine e vi rendete conto che una delle cornici rampanti era una cornice orizzontale che poi è stata trasformata in cornice rampante e non era neanche chiaramente pertinente all'edicola. E quindi dobbiamo assolutamente valorizzare il dato contestuale, altrimenti ci perdiamo. Poi, ovviamente, tutto è verificato attraverso lo studio delle grappe. Siamo lontani, siamo fuori dai principi delle proporzioni. Qui vedete, per esempio, come fregi architravi del secondo ordine vengono tagliati orizzontalmente per essere ritrasformati in fregi del primo ordine, e questo ovviamente fa saltare tutte le proporzioni tra architrave, fregio e cornice, e anche spesso le attribuzioni agli ordini non sono così banali. Nel primo ordine, ogni cornice, ogni edicola ha un linguaggio proprio, formale, dimensionale. Le sequenze delle modanature sono diverse, le cronologie dei pezzi sono assolutamente diverse, perché nella facciata vengono realizzati nuovi blocchi, oppure la cosa che è ancora più interessante proprio per il restauro è che si dovettero rilavorare blocchi precedenti sulle facce fratturate per dare senso alle nuove posizioni nella sintassi della facciata, con un restauro che, nell'ottica, diciamo, di questi restauratori di V secolo, è mimetico, cioè ripropone le sequenze, le modanature, ma con una ovviamente, diciamo, con una mimesi che per noi comunque diciamo, potremmo giudicarla variamente. C'è un tentativo di riproporre la sintassi, le sequenze, ma ovviamente con mezzi tecnici, un uso degli strumenti e una sensibilità completamente diversa. Qui vi faccio vedere, ad esempio, il coronamento diciamo, di un architrave diciamo, della fase di secondo secolo e un rifacimento appunto di V secolo, quindi dal plastico al disegnativo.
E tutto questo è molto interessante, molto bello, ma se lo vediamo, diciamo, non per singolo blocco, ma dal punto di vista della struttura architettonica, questo crea una serie di problemi. Come vedete, ad esempio, i blocchi, delle edicole non hanno tutte la stessa altezza, le fasce, i registri decorativi non sono tutti alla stessa quota, ma sono in alcuni casi sfalsati, le modanature, diciamo, sono ovviamente, seguono un linguaggio completamente diverso. E qui vorrei porre, diciamo, tre problemi, tre questioni. La prima, diciamo, questo secondo me è l'aspetto interessante, diciamo, di questo ninfeo, perché questo ninfeo è in realtà l'anello, potremmo dire, mancante della transizione tra l'architettura imperiale e l'architettura bizantina. Quindi è questo linguaggio, questo suo nuovo linguaggio, quello che lo rende eccezionale e unico veramente rispetto alle centinaia di ninfei che abbiamo in Asia Minore. Punto 2. Siamo, dal punto di vista, scientifico, dobbiamo trovare il modo di giustificare, la, ricomposizione, nel tentativo di fare di, no, di rifare lo stesso patchwork che hanno fatto, diciamo, i proto-bizantini, non un patchwork diverso. E quindi dobbiamo esplicitare quelle che sono le regole, le nuove regole che utilizziamo nella ricomposizione. E terzo, ci dobbiamo chiedere anche, diciamo, come sarà recepito questo restauro, come verrà vissuto, da specialisti, da fruitori normali che troveranno edicole con, blocchi che hanno linguaggi completamente diversi, dimensioni diverse, giunti che non tornano. Come verrà percepito? Penso, ovviamente non solo agli specialisti. E poi, abbiamo tutto questo ci ha portato ad affinare il metodo, cioè a guardare a cose che forse guardavamo un po' meno. Per esempio, abbiamo notato l'importanza delle lavorazioni delle superfici. I blocchi della facciata sono stati completamente rinfrescati con l'accetta, tagliando le fasce lisce per farli apparire nuovi. Quindi tutte le parti che sono originali, cioè di secondo secolo, sono quelle che erano non visibili, andavano nel muro. E per esempio, vedete qui abbiamo una cornice decorata su tre lati che non sapevo veramente dove mettere perché tutto è fatto di edicole di stile. Poi mi sono reso conto che il lato meglio decorato, quello che avrei immaginato, cioè meglio conservato anche sulla fronte, non è rilavorato e dunque in realtà stava nella parte interna dell'edicola e quindi una cornice, diciamo, per una traviazione perpendicolare alla parete è diventata una cornice angolare. Poi il ritrovamento del frammento accanto ce lo conferma. E ancora, dal punto di vista del metodo, dobbiamo intervenire subito dopo lo scavo. Subito dopo lo scavo, perché questa è un'architettura che non è un'architettura a secco. Come è quella della tradizione ellenistico-romana, ma è un'architettura che va verso il bizantino, quindi verso l'utilizzo di materiali diversi. E troviamo molta malta, tantissima malta, che per esempio è utilizzata per risarcire le lacune. Malta è utilizzata per chiudere i giunti tra i blocchi, perché erano giunti molto larghi. E qui ci chiederemo come fai il restauro, diciamo, a risolvere questi aspetti. E ancora le superfici in alcuni casi sono completamente scialbate, quindi coperte da bagni di calce per uniformare il colore. Cosa che ci manda, ci fa guardare verso quasi le architetture appunto della tarda, diciamo, del mondo bizantino, se non, diciamo, quasi, diciamo, contemporaneo. E qui anche l'attenzione ovviamente agli aspetti tecnologici, le mescole, le colle, cioè tutti i materiali del restauro antico, perché esistono i materiali del restauro antico che stiamo studiando, abbiamo anche in parte pubblicato, tra l'altro con differenze molto interessanti tra il restauro severiano e il restauro proto-bizantino. Veniamo, diciamo, all'ultima parte. Appunto, mi fa piacere, abbiamo parlato in questi giorni, tanti giorni, appunto del ruolo del progetto, no, di architettura. E da archeologo, un aspetto che ho, diciamo, notato, è quello, diciamo, di una prospettiva
guardando dall'Asia Minore, è, diciamo, di una prospettiva occidentale, cioè una prospettiva in cui sicuramente l'evanescenza archeologica, cioè la mancanza di una forma, no, della rovina che c'è in molte città dell'Italia, ma anche, no, della Spagna, stimola, galvanizza, diciamo, l'architetto progettista, perché lo costringe, no, e lo spinge a interpretare, a ridare forma, e questo è quello che in fondo succedeva anche da noi. Abbiamo parlato di Boni, non voglio parlare di Boni, ma per esempio, citarvi il restauro della Basilica Giulia, che è del 1870, 1871, in cui Pietro Rosa restituisce la leggibilità di questa 5 navate della Basilica usando il linguaggio geometrico del restauro di Diocleziano. Fu un restauro, questo, molto criticato, ma che ha dato leggibilità a un monumento di cui dopo l'istruzione del Cinquecento non si capiva assolutamente niente. E cosa succede? Diciamo, se andiamo a Oriente, beh, una prospettiva orientale, di province, diciamo, orientali, dobbiamo affrontare la sfida della sovrabbondanza. Abbiamo città che sono senza continuità di vita, con una quantità di materiali architettonici incredibili. Possiamo scegliere cosa fare, possiamo mettere nella teca quello che ci piace di più, quello più bello. Questo è quello che è stato fatto ad Afrodisia per il portico di Tiberio, molto bello. Possiamo cercare di restituire la forma a queste città attraverso l'anastilosi. E qui vorrei sottolineare una cosa su cui forse non abbiamo, diciamo, riflettuto abbastanza. Non è una questione di percentuali, semplicemente, è una questione di documentazione diciamo, precedente all'anastilosi. Questo è, secondo me, diciamo, la differenza. E questa sfida ce la siamo posti anche a Tripolis, perché è chiaro che se continueremo a scavare non sapremo più dove mettere questi materiali architettonici. Questo è il nostro deposito, solo dei blocchi del Ninfeo, e come vedete occupa un quarto dell'area centrale della città di Tripolis. Cosa vuol dire questo? Che tutta questa parte, diciamo, che è interessantissima, diciamo, non potrà essere indagata. E che cosa abbiamo deciso di fare allora? L'idea è ricomporre nella piazza il secondo e terzo ordine a terra, restituendo, diciamo, la sequenza delle edicole, e invece procedere all'anastilosi del primo ordine. Abbiamo quindi lavorato molto sulla struttura, al muro di fondo, che è stato ovviamente documentato, rilevato, mappato, e abbiamo tra l'altro capito una cosa molto importante, e cioè che il ninfeo non si ferma alla vasca, ma proseguiva al di là della strada che conduce verso il quartiere del teatro, che era scavalcata da un grande arco, anzi da due archi, uno al primo e uno al secondo ordine. Abbiamo lavorato, qui è una slide, ma è il lavoro di mesi. Abbiamo lavorato sulla ricomposizione di questa volta a botte che permette al ninfeo di procedere al di là della strada, molto faticoso, perché anche qui il restauro bizantino non è il lavoro, diciamo, di un architetto, di Scalpellini diciamo, della prima età classica, quindi c'è tanto uso di malta, tante irregolarità. Cosa abbiamo però è stato fondamentale, perché ci ha fatto capire che il Ninfeo non è solo un edificio, ma è una soluzione urbanistica, perché ingloba, integra, diciamo, la rete viaria e la, diciamo, si interseca, diciamo, con questa. E non capivamo perché la fontana stava, diciamo, decentrata rispetto al centro della vasca, ma centrata rispetto al progetto. Quindi stiamo lavorando con grande fatica, ovviamente, sulla ricomposizione del primo ordine, e queste cose si provano ovviamente in AutoCAD, e poi però se non le provi, le riprovi, le riprovi ancora, non si capisce se, diciamo, tutto funziona. Siamo nella fase di maturazione del progetto di anastilosi. L'idea è ricomporre, diciamo, il grande arco, l'ala nord, parte dell'ala nord, parte dell'ala sud, e abbiamo almeno 5 edicole che si possono ricomporre. Qui, che cosa dobbiamo?
Dobbiamo capire, diciamo, uno, l'investimento economico, e due, diciamo, che cosa, quali sono i limiti e le condizioni della facciata. La parte marmorea c'è tutta, diciamo, e la questione è il muro di fondo, perché il muro di fondo era in blocchetti, era a un nucleo interno in cementizio e un rivestimento in blocchetti e ricorsi di laterizi, la tipica tecnica che conosciamo, e che assolutamente di cui non resta niente, è stato spazzato via, diciamo, dopo il crollo. Quindi qui bisognerà, se vogliamo far funzionare queste edicole, e ricollocare gli architravi laterali, dobbiamo ricostruire il muro di fondo. Bisogna decidere tante edicole, quanto muro di fondo e che profilo poi dare ovviamente a queste architetture, per suggerire l'incompletezza ovviamente della cosa. Dietro c'è un bel salto perché la piazza si trova a un piano più basso. L'idea ovviamente è restituire quello che è l'uso, diciamo, dei materiali, diciamo, originari. Bisognerà ragionare dal punto di vista strutturale per l'interno, segnalando ovviamente, diciamo, la differenza, diciamo, tra il ricostruito e lo storico. Un aspetto importante però di questo intervento secondo me, riguarda la percezione della città, perché negli ultimi anni, diciamo, le anastilosi degli altri portici, sulle strade, nella latrina, nella piazza, hanno creato un bosco di colonne in cui è ormai difficile percepire il dentro dal fuori, il portico dal peristilio, quindi, diciamo, i volumi si sono persi. Quindi la restituzione di questo diaframma fisico, visivo, sarà anche un elemento importante per restituire il senso, appunto, di che cosa è strada, di che cosa è piazza, e anche, diciamo, le direzioni di veduta, diciamo, di questi monumenti. Diciamo, per sintetizzare, diciamo, è un monumento di grande interesse, veramente, su cui mettere, testare il metodo, diciamo, e stressare questo tema del restauro in antico, che secondo me è pieno di suggestioni anche, appunto, per una riflessione sul restauro. È una grande sfida, diciamo, anche di risorse, di conoscenza, di valorizzazione di questo, diciamo, contesto che si trova, su cui devo dire, non solo l'Università di Denizli, ma il Ministero della Cultura di Turchia sta investendo moltissimo, quindi, diciamo, rientra in un progetto politica culturale, diciamo, importante. E colgo l'occasione anche ovviamente per ringraziare il nuovo Badr Duman, Costanza Milani, la direttrice dell'istituto, che mi ha sostenuto queste anche ricerche, e poi tutti i colleghi turchi e italiani di questa equipe che fa questo lavoro di gruppo. E vi ringrazio per i suggerimenti che potete dare. Grazie Tommaso, bellissimo progetto, ottimo lavoro. Ci sono molti visitatori anche tu. Allora, prima non veniva nessuno perché non lo conosceva nessuno, adesso invece sta iniziando. Poi c'è un lavoro anche lì sulle comunità, il villaggio, perché c'è un villaggio vicino, il comune, diciamo, un po' più lontano, quindi sta iniziando a entrare anche nel circuito, sì. Allora, ci sono interventi? Prego, prego. Qualcuno, anche qualcun altro vuole intervenire? Volevo dare un suggerimento. Beh, tu non puoi. Posso sì, un altro soltanto. Ma è velocissimo, perché mi ha una battuta. Non so se funziona. Sì. Io conosco un ingegnere strutturista che potrebbe essere interessato, un certo Brandosi. Conosco molti altri temi. Abbiamo due domande, giusto anche per capire un po' il discorso proprio linguistico, perché come appunto prima avevo sentito, probabilmente io sono antropologa, quindi la disciplina è diversa, probabilmente le stesse parole assumono completamente un senso diverso. Quindi volevo capire meglio il concetto di gesto nel restauro. E poi anche un'altra questione, cioè sappiamo bene che ogni intervento, perlomeno
visto insomma sulla storia dell'arte, di restauro ha modificato nel tempo la percezione stessa, no, che sia dell'opera, costruendo anche un bagaglio culturale importante sull'opera stessa. Quindi volevo anche capire che in questo tipo di intervento sull'antico, anche quali aspettative a questo punto ha la Turchia, proprio sia in relazione della valorizzazione, ma anche in relazione a, appunto, diceva, ai villaggi, alle persone che comunque gravitano intorno al sito e che lo hanno in qualche modo sempre visto in un certo modo. Grazie. Per quello che riguarda il gesto, è un elemento, come sappiamo, diciamo, abbiamo le idee, le forme e poi abbiamo ovviamente gli uomini e quindi, diciamo, come trattano la materia, come si rapportano, diciamo, alla materia stessa, è un elemento centrale. E il gesto è un aspetto, diciamo, assolutamente centrale, perché siamo in un momento di transizione, appunto, tra il mondo, diciamo, appunto imperiale e quello, diciamo, bizantino. Cambiano completamente gli strumenti. Gli strumenti che si utilizzavano, per esempio, per le finiture in età imperiale sono completamente diversi. Per esempio, non troviamo più le gradine, ma troviamo l'accetta che non è uno strumento tipico. Quindi c'è un modo di lavorare, diciamo, la pietra, quindi strumenti, un modo di lavorare che prima non erano utilizzate per quel fine. Quindi dobbiamo andare anche a ricostruire diciamo, quella che è la catena dei gesti delle azioni, diciamo, con cui si interviene, che è un aspetto, diciamo, poco valutato su questi orizzonti, diciamo, cronologici. Per quello che riguarda l'intervento, la Turchia ha politiche molto, molto contrastanti, molto diverse, diciamo, nei confronti dell'antico, a seconda dei momenti, a seconda delle località. Una cosa è Istanbul, una cosa sono queste città, diciamo, dell'Anatolia occidentale, un'altra cosa, per esempio, è il mondo dell'interno. Pensiamo siti, diciamo, preistorici, siti ittiti, quindi c'è un atteggiamento estremamente, diciamo, variegato. È chiaro che riconosce che il mondo antico ha un appeal importante per il turismo. Su questo, diciamo, non c'è niente da fare. E allo stesso tempo bisogna ammettere che negli ultimi 20 anni ha fatto un investimento culturale importante sulle università e sui beni culturali. Quindi ci sono tantissime università che hanno corsi di beni culturali e quindi, diciamo, c'è un investimento importante. Tanto per dire, ci sono queste università che hanno la responsabilità, come se fossero soprintendenze degli scavi, e ci sono personale statale che viene pagato dallo Stato per lavorare tutto l'anno all'interno di queste missioni. Quindi c'è sicuramente un grande interesse, un grande diciamo, investimento. Il lavoro sulle comunità viene fatto, non è diretto dall'alto, invece, è lasciato, demandato alla sensibilità dei direttori di missione, che però tentano, a seconda poi ciascuno del proprio sentire, di costruire un legame con le comunità locali, che poi sono quelle che abitano appunto vicino allo scavo, che sono quelle che collaborano anche all'attività, diciamo, di scavo. C'è un grosso intervento soprattutto sulle scuole. Ci sono tantissime scuole che tutto l'anno vengono e gli archeologi si dedicano a questo. Domande? Allora, possiamo... Grazie per l'informazione.